Il content marketing è un pezzo fondamentale della tua strategia di marketing. In questo video vediamo le due basi, le due colonne fondamentali che non dobbiamo mai dimenticarci quando creiamo dei contenuti online. Creare contenuti online già è difficile perché dobbiamo passare del tempo, spendere soldi per creare contenuti, contenuti che poi ci servono per accompagnare le nostre buyer persona all'interno del nostro funnel di vendita. Quello che vedo è che si rischia nei team che creano contenuti di perdersi un po' nel contenuto stesso, cioè ci si concentra molto sulla bellezza dell'articolo, sulla bellezza del video, sul podcast, ma si perdono di vista due elementi fondamentali nel content marketing, i due obiettivi, i due scopi principali per cui noi creiamo dei contenuti online. Il primo obiettivo fondamentale che dobbiamo tenere presente è quello che i contenuti servono per aumentare la percezione di valore che noi abbiamo. Il secondo obiettivo è quello di aumentare la probabilità che ci vedano. Vediamoli separati. Prima di tutto, aumentare la percezione di valore cosa significa? Beh, mettiti dalla parte di una persona che entra nel tuo settore perché ha un problema e vuole risolverlo e si trova davanti tantissimi siti web, tantissimi prodotti, tantissimi servizi. Come fa a decidere? Beh, un modo per decidere, e ricordati che le persone sono anche emotive, non solo razionali, quindi un modo per decidere velocemente è quello di andare un po' anche a sensazione, cioè le persone ti percepiscono con un certo valore a seconda di quello che mostri. Quindi, ad esempio, se mostri un contenuto, un video molto bello, molto professionale, se mostri delle guide prodotto molto belle, molto professionali, molto dettagliate, se mostri un case study di un cliente importante, beh, tutto questo aumenta la percezione del tuo valore. Stai vendendo qualcosa? Assolutamente no, ma questo non è importante perché in quel momento la persona non è ancora pronta a comprare. Sta valutando i diversi competitor, sta valutando i diversi prodotti sul mercato. E quindi quello che facciamo con alcuni dei nostri contenuti è quello di aumentare la percezione del valore. Più aumentiamo quella percezione, più siamo sicuri che le persone ci compreranno, compreranno il nostro prodotto e poi compreranno il nostro prodotto nonostante abbia un prezzo più alto. Il secondo pilastro del content marketing è la probabilità che noi veniamo trovati. Quando una persona digita il nome del tuo prodotto, del tuo servizio online, beh, non sempre esci tu. Anzi, se non sei tanto presente online, non uscirai mai. Immagina di essere in una città e ti si rompe una scarpa, non conosci nessuno, sei appena arrivato, cosa fai? Come fai a trovare un calzolaio? Vai online, vero? Cerchi su Google calzolaio più città. E cosa farai? Sceglierai il calzolaio più vicino a te, che però esce su internet, perché ci saranno tanti calzolai che non escono su internet e che tu non troverai mai. E quindi il traffico verrà trasferito su quei pochi calzolai che si sono impegnati nell'essere presenti online. Tutto il traffico vuol dire che tutto il business lo prenderanno loro. Creare contenuti significa anche aumentare questa probabilità, aumentare la probabilità che ti troveranno su YouTube, che ti troveranno su Facebook, che ti troveranno su Google. E quindi va da sé che dobbiamo creare un calendario editoriale, dobbiamo creare contenuti sempre aggiornati in modo costante. Questa è un po' la sfortuna del content marketing, se non ti piace farlo, è che devi creare continuamente contenuti e quindi devi darlo all'esterno, se hai le risorse, oppure devi ingegnarti un po' e creare un calendario che abbia una frequenza di almeno 3 volte a settimana, io direi, per creare contenuto, soprattutto articoli e video, oggi sempre più importanti, per attirare i clienti e soprattutto per farti vedere, farti notare, perché se non esci, i tuoi prodotti potrebbero essere bellissimi, ma nessuno ne troverà. Prova a vedere i tuoi contenuti e chiediti: questo contenuto soddisfa l'aumento della percezione del mio valore? Prova a valutare i tuoi contenuti e vedere se i tuoi contenuti sono ben bilanciati, se ci sono contenuti che aumentano la percezione del tuo valore e se ci sono abbastanza contenuti per cui sia probabile che tu esca nelle ricerche online.